Una fiamma al giorno, energie del 2 di marzo. Chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci le energie della giornata. Allora, tre varianti, scegliete la vostra variante: grappolo rosso, grappolo verde, grappolo azzurro. Vediamo un po'. Grappolo rosso. Respirare. Oggi dovrete entrare nella vostra interiorità e prima di agire respirare e ascoltare quello che desiderate veramente. Vediamo l'energia. Sì, patterns, qua davvero bisogna superare un po' l'energia dello schema mentale, ma entrare nell'interiorità, quindi non lasciatevi proprio così imprigionare negli schemi mentali, entrate nel vostro cuore, nella vostra emotività e ci sarà qualche sorpresa di fronte proprio all'amore, al vostro innamorato, alla vostra innamorata che vi mostrerà davvero tutto il suo amore. Allora, vediamo un po', grappolo verde, la storia infinita, qua bisognerà dare una definizione a una storia che si protrae da tempo, che può essere sia una storia d'amore, ma anche una situazione della vostra vita, anche lavorativa o quotidiana. E c'è l'unione, l'energia, l'amore, la bellezza, quindi dovrete dare definizione proprio facendo leva sull'amore, la bellezza e l'armonia, quindi non creare delle disarmonie, ma armonia. E ci saranno cambiamenti, infatti verrà data la definizione che volevate attraverso l'amore e l'armonia. Allora, grappolo azzurro, flessibilità. Anche qui bisognerà trovare qualche, dare dei confini, delle situazioni che ancora non sono ben definite e lo dovete fare con l'energia della flessibilità, cioè non siate rigidi. Vediamo un po', healing, qua c'è davvero, ritroverete anche proprio il guarigione, e non solo definizione, ma anche guarigione di una situazione che desideravate definire. Vediamo un po', e la forza, e avrete la forza proprio per dare proprio la definizione, l'identità a questa situazione, quello che volevate, riuscirete ad averlo attraverso proprio questa flessibilità e la guarigione, questa disponibilità d'animo che creerà proprio la guarigione e la forza.